In attesa delle scelte della regione siciliana, il comune di Grigento corre ai ripari e regolamenta il commercio nei giorni festivi. Domenica scorsa le saracinesche dei negozi della via Atenea, del villaggio Mosè e della via Emera erano abbassate e ci sono voluti anche i vigili urbani per non fare aprire alcune attività. Ad esempio, all'OVS gli agenti della polizia municipale hanno intimato ai vertici dell'azienda di chiudere prima possibile perché inottemperanti ha reintrodotto divieto di aprire al pubblico. Il tutto in attesa che da Palermo si decidano a reinserire Grigento tra le cosiddette città d'arte, alle quali è concesso di far aprire i negozi in determinati momenti dell'anno. Un'estromissione, quella della città dei templi, si disse alcuni mesi fa, dovuta a una dimenticanza della burocrazia comunale, causando un grave danno in primo luogo all'immagine del capoluogo e poi per le tasche degli esercenti. Il sindaco Marco Zambuto ha deciso di prendere carta e penna e ha firmato un'ordinanza con la quale proroga quella scaduta a fine dicembre. Quindi domenica prossima i negozianti che lo vorranno potranno alzare nuovamente le saracinesche senza aspettarsi sanzioni.